Buongiorno belle donne, come promesso vi racconto la mia esperienza di ieri. Ieri c'è stato l'incontro Simply Nabiki Dior alle profumerie Rossi di Via Clavature. Io avevo già partecipato anche all'incontro di ottobre e anche questa volta non posso che confermare la piacevolissima atmosfera che Ilenia e Davide sanno creare, perché sanno veramente metterci a nostro agio e creare un'atmosfera molto amichevole, informale, gradevole. Abbiamo fatto tante foto, abbiamo fatto anche questa volta le Polaroid e insomma sono molto contenta, sono stata molto bene. Naturalmente abbiamo potuto vedere, swatchare tutta la nuova collezione Dior, che è veramente splendida, con dei colori fantastici e ci sono anche un sacco di novità, ma quelle naturalmente le scoprirete anche voi in profumeria se deciderete di andare a vederla, e vi consiglio di farlo perché è veramente strepitosa. E come sempre Davide aveva una fila infinita di donne da truccare, le ha truccate tutte ed erano tutte splendide, ma questo non c'è neanche bisogno di dirlo. Insomma, il tempo è decisamente volato, 2 ore che a me sono sembrate 2 minuti, per cui sono molto contenta, mi ha dato una bella carica questo pomeriggio con loro. Ma poche chiacchiere e passiamo subito a dare un'occhiata all'omaggio meraviglioso che ci hanno consegnato alla fine dell'incontro. Allora, è contenuto in questa bustina logata Dior, con naturalmente anche il riferimento del punto vendita che ci ospitava, che è una profumeria meravigliosa, e se siete di Bologna fateci un salto perché hanno un assortimento di brand fantastico e veramente c'è da perdersi. Per noi beauty addicted, entrare alla profumeria Rossi significa avere gli occhi a cuoricino e non sapere neanche più dove andare, perché vorresti vedere subito tutto. Ma quindi veramente una bellissima esperienza anche da questo punto di vista. Comunque, questa è la pochettina che, come l'altra volta, ha la forma a mezzaluna ma cambia il materiale. L'altra era in materiale lucido, questo invece è un materiale diverso, ha questo tipo di lavorazione con ovviamente impresso il logo Dior. Il materiale questa volta è opaco, comunque il colore è sempre il fucsia, che è il mio colore preferito, quindi io super felice. Ma vado subito a farvi vedere anche che cosa c'è dentro, quindi apriamo. Dentro abbiamo, per cominciare, una mini taglia di J'adore, l'eau de toilette Dior, che senz'altro tutti conoscete. È una mini taglia fatta così, quindi non il solito tubicino che ci danno normalmente in certe profumerie, quindi proprio il sample classico, ma una mini taglia con anche la mini bottiglia, che è veramente deliziosa, cioè quasi da collezione, quasi da non utilizzare per quanto è bella. Guardate che meraviglia, si apre in questo modo, semplicemente tirando via il tappo, neanche da dire, cioè è una cosa veramente meravigliosa. Credo che sia un profumo specificamente adatto alla primavera estate, ma che si può portare assolutamente sempre, ed è delicatissimo, ma allo stesso tempo intenso, fiorito. Una meraviglia, veramente una meraviglia, andatelo a sentire perché ne vale veramente la pena. E poi abbiamo un pacchettino di carta velina nera all'interno del quale sono contenuti questi sample. Il primo è una mini taglia dei nuovi gloss della linea Dior Addict Ultra Gloss, il colore è il 765 e ve lo vado subito a far vedere perché io l'ho visto in negozio in taglia grande, sfocciato, ed è meraviglioso. Eccolo qui, un bellissimo rosso rosa fragola, quindi né troppo intenso né troppo chiaro, sicuramente un colore molto vivo, lucidissimo e perfetto per la primavera estate. Vi faccio lo swatch. Non so se riuscite a vederlo bene, quindi stra iper mega lucido, proprio perfetto per i mesi estivi quando si vuol dare un bel velo di colore, magari ben visibile, ma che abbia questa sensazione, questa idea del lucido, dello sparkling sulle labbra, che secondo me per l'estate è veramente fantastica. La seconda mini taglia contenuta nella pochette è questa, è una mini taglia del rossetto Dior Addict nella classica confezione design bellissima che già conosciamo.
Il numero del rossetto non riesco a leggerlo perché è microscopico, mi sembra, così cercando proprio di fare l'occhio di falco, che sia il 576. Comunque ve lo faccio vedere, ve lo swatcho. È un bellissimo rosso fragola, anche questo. Naturalmente questo è un rossetto e per quanto il finish sia sheer, non è ultra brillante, ultra glossy, ultra effetto specchio come l'altro. Eccolo qua, quindi perfetto anche questo per dare un velo di colore alle labbra, ma sicuramente meno sparato. Bellissimo d'estate e bellissimo per chi vuole un effetto labbra naturali, leggermente colorate e leggermente lucide. Io, come sapete, sono una fan dei rossetti opachi, dei rossetti dark, dei viola, però devo dire che è una preferenza assoluta per quanto riguarda magari i mesi freddi, i mesi invernali, i mesi autunnali. Quando arriva l'estate sento anch'io l'esigenza comunque di cambiare look labbra, perché le labbra marroni scuro, bordeaux, viola le vedo effettivamente un po' pesanti, sia per il clima sia per il tipo di abbigliamento che d'estate inevitabilmente cambia, e quindi mi piace comunque nei mesi caldi, nei mesi estivi indossare rossetti o gloss che siano più leggeri, più trasparenti, più lucidi. Quindi sicuramente questi sono due prodotti che nei mesi a venire utilizzerò tantissimo. Essendo delle mini taglie, poi sono sicura che proprio li finisco. Comunque vedremo. E naturalmente non poteva mancare anche una mini taglia del Dior Show Iconic Over Curl, un mascara fantastico che veramente incurva le ciglia e le tiene bene in piega. Io l'ho già utilizzato, mi piace moltissimo e quindi sono ben contenta di avere anche questa mini taglia da poter utilizzare prestissimo. Ultimo prodotto in mini taglia contenuto nella pochette è questo, è un prodotto di skincare, è un perfezionatore anti-age globale della linea Capture Total e si chiama Dream Skin. Io sono sempre particolarmente felice di poter provare dei prodotti anti-age, perché comunque non sono giovane e sono sempre alla ricerca di prodotti che possano migliorare l'aspetto della pelle, minimizzare i segni del tempo, quindi sono ben contenta appunto di poterlo provare perché è un prodotto che non conoscevo. È un prodotto con una consistenza molto gradevole perché sembra un mix crema gel, vedete, ha una colorazione chiara, ovviamente molto confortevole, molto setoso, è veramente piacevole da stendere sulla pelle e appunto essendo un anti-age non vedo l'ora di provarlo, anzi credo che inizierò subito perché sono molto curiosa di vedere l'effetto che fa su di me. Bene bimbe, allora non mi resta naturalmente che ringraziare Ilenia e Davide e la loro piacevolissima compagnia, ringraziare Dior e le profumerie Rossi che ci permettono di partecipare a questi bellissimi incontri e naturalmente ringraziare anche voi per la pazienza che avete avuto a seguire questo video fino qui. Io spero che il video vi sia piaciuto, naturalmente se è così fatemelo sapere con un like qua sotto e come sempre se non siete ancora iscritte fatelo, così rimarrete sempre aggiornati sui prossimi video che ho in programma. Un bacione!